Quindi la mia contrarietà è netta su questa norma. Uno non si deve nascondere. Non lo facciamo perché, come ha citato Enrico, ma non per le condanne della Corte dei Conti, perché quell'istituzione con la presidenza di questo vicecommissario ha dato quei risultati che ancora oggi mettono il Comune dell'Aquila in una situazione incredibile di bilanci non veritieri, perché i bilanci dell'istituzione stanno all'interno del bilancio del Comune. Ma io volevo dire qualcosa di importante, perché oggi si arriva alle dimissioni del sindaco da vicecommissario. La posizione mia la sapete tutti, l'ho detta dall'inizio. Sindaco e presidente della regione non dovevano accettare, non potevano essere vicecommissari. Il sindaco doveva fare il sindaco, il presidente della regione il presidente della regione, e qui o una legge che definiva modalità, tempi e risorse per la ricostruzione, o un delegato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che portasse i soldi. Qui oggi non ci sono i soldi e tutto viene orchestrato per la carenza di fondi, per la carenza di copertura finanziaria. Il decreto Abruzzo, di chi è la responsabilità del decreto Abruzzo? Ovviamente detto dell'Abruzzo, quando il terremoto era soltanto dell'Aquila. E chi l'ha detto questo? Quattro consiglieri comunali per quattro. Gli altri applaudivano a Bertolaso, anche il sindaco che si faceva portare per mano, me l'ho detto tante volte. Quel decreto Abruzzo a livello nazionale chi l'ha votato? Perché è passato? Di chi sono le responsabilità? Del governo, ma anche dei partiti dell'opposizione, con PD e Italia dei Valori in testa, che al Senato si sono astenuti invece di fare le barricate. E questa è la seconda indicazione per tutti, vale per tutti, perché oggi si è organizzato per i comitati, per tutti. Chi l'ha detto? Quando passava quel decreto, nessuno, coperture finanziarie fino al 2032. Questa era la realtà. E oggi noi paghiamo questo, paghiamo questo. Perché si sono astenuti? Perché avevano paura di essere accusati come quelli che impedivano la ricostruzione della città. Non hanno saputo dire che quel decreto non doveva passare, che non era quello che assicurava i finanziamenti per la nostra città e per la ricostruzione. Ma gli errori sono stati tanti. Giampaolo non c'era, era un presidente, mi dispiace, ma noi arrivavamo a quel primo consiglio comunale dove c'era Bertolaso con delle indicazioni, le priorità per la nostra città, che questa amministrazione, ma dico tutti, che come consiglio comunale non abbiamo saputo dare. Bertolaso è arrivato la protezione civile e hanno deciso quello che si faceva di questa città. E noi ci facevamo portare per mano. Questa è la realtà. Chi ha detto una parola sulle verifiche che venivano fatte sulle nostre abitazioni? Chi l'ha detto? Che erano dati falsi. E su quei dati falsi veniva costruita una copertura finanziaria che non bastava nulla. Venivano previste 3.000 abitazioni, il 57% delle case aquilane agibili. Avevano iniziato da via Spinella, dal Torrione, dalle zone meno colpite e nessuno è stato capace di dire qual era la situazione reale della città. Riniziavano le scuole dentro una tenda. E chi ha detto che non era così all'Aquila? Dovunque noi andavamo ci incontravano e ci dicevano all'Aquila è tutto normale. Era suonata la campanella dentro una tenda. I terreni, il progetto casa, chi è che lo ha avallato? Chi è che andava insieme alla protezione civile a scegliere i terreni e si toglievano i terreni alla proprietà privata, alla piccola proprietà privata, chi aveva avuto tutto e lì bisognava che si ricostruisse la propria casa e non si toccavano quelli dove c'erano grandi progetti, quelli della chiesa, quelli del demanio. Così si è andata avanti. Quelli comunali. Le ordinanze. Noi arriviamo a quel consiglio comunale con un cartello. Due ordinanze, uno scandalo. Perché? Mica perché ce l'avevamo col governo.
perché già da quelle due ordinanze per le abitazioni A, B e C si capiva che la ricostruzione non era una cosa semplice, neppure gli interventi più facili. E quando io incalzavo De Bernardinis in commissione, qui nessuno muoveva un dito, perché si era capito che erano costretti per le seconde abitazioni, per gli studi professionali, per le attività commerciali, a richiedere il finanziamento diretto. E quando andremo a ricostruire le abitazioni E, il finanziamento diretto, quando arriverà? Chi anticiperà? Finiti i 2 miliardi della cassa depositi e prestiti che servono per il finanziamento agevolato, è finita la ricostruzione. È inutile predicare leggi organiche eccetera dopo. Io voglio sapere dove stavamo tutti quanti quando cercavo di dire, e cercavo di dire in 2 e 3, che quella non era la mia. Però ci facevamo portare qui in sala. È passato un anno e mezzo. La battaglia per le scuole, perché avevamo capito che ricostruendo le scuole probabilmente qualcuno ritornava in città, che era un punto nodale, quello delle scuole. Fortunatamente, io lo dico, ma non per la provincia o per il comune, provvedicolato ad opere pubbliche, finanziamenti, opere subito, finanziamenti e copertura subito, sono ripartite le scuole, ma chi è finita? Le ordinanze con le scadenze, chi è che ha accettato le proroghe infinite agli ordini professionali e a chi ha reso più lavoro di quello che poteva smaltire, per cui le famiglie sono state costrette ad aspettare mesi e mesi per i progetti tagliati di 20.000 euro, di 15.000 euro. Siamo andati a finire a dicembre per interventi sui quali c'era bisogno di un mese. Oggi ancora non rientrano tante persone che stanno nelle abitazioni di tipo B. Questa è la realtà. Non la voglio fare lunga. Arriviamo a febbraio, no? La protezione civile è stata brava. Se ne vanno e pigliano 2 persone, sindaco e presidente della regione, vice commissario. Con quali risorse, con quali modalità, con quali tempi? Oggi, dopo mesi e mesi, noi non sappiamo ancora, al di là di quelle linee guida che non servono a niente, come hanno operato persone che in una città di disperati, perché così è la maggior parte di noi, che hanno perso tutto, arrivano qui e prendono 40.000 euro al mese e ne nominiamo più che possiamo, facciamo più strutture che possiamo. E il cavallo che hanno passato le persone da Fintecna a Re Luis, a Cineas, non lo diciamo, dove noi veniamo chiamati per le integrazioni di cacchiate di 100 euro, 200 euro, così è andato. La struttura per la gestione dell'emergenza, la struttura per l'assistenza alla popolazione, dove gli aquilani erano considerati quelli che stavano lì a fregare, perché andavano a rappresentare le loro esigenze, perché pretendevano una sistemazione più adeguata possibile con quello che era stato. Grazie, consigliere, se può concludere. Sì, posso concludere. E siamo arrivati. Lo dico per tutti, siamo arrivati che qui è diventato il palcoscenico di tutti sono arrivati in questa città, tutti i gruppi parlamentari, spendiamo un velo pietoso sui consiglieri regionali di destra e di sinistra che vengono qui e dovrebbero pagare il biglietto in questa città senza una proposta. Vengono qui, si divertono un po', poi loro tornano nella loro normalità, perché loro hanno una città, hanno una famiglia, hanno un lavoro. E noi stiamo qui magari anche a sentirli o applaudirli, come è successo all'ultimo Consiglio regionale, dove è facile per chi fa l'opposizione ergersi paladino di cosa? Di cosa? Io vedevo dei filmati dove queste persone ridevano. Dopo un'ora stavano a casa loro, dove si vive la normalità. Qui non si vive la normalità. E allora ho chiesto una cosa, la chiedo a tutte le persone normali che stanno qui dentro, di
prendere le distanze finalmente dai loro partiti e costituire un gruppo che è quello che può veramente essere da contrapposizione a quelle che sono le proposte, se non ci vanno bene, per la nostra città. Bisogna finirla di essere referenti di qualcuno, bisogna finirla e finirla veramente, non che qui uno parla del PD e si fanno gli emendamenti, ma che emendamenti? Ma smettetela, smettiamola tutti quanti, e appena c'è uno del PD che la proposta, arriva un altro che qui sta a giocare, a fare politica. Ma quale politica oggi i cittadini dell'Aquila vi chiedono? Ci chiedono. Oggi ci chiedono soltanto di tutelare la città, ma se comitati nascono e diventano referenti di qualcuno è perché qualcuno di noi ha lasciato quel posto di rappresentanza. Questo è il problema, il confronto sui cittadini è normale che ci sia, ma noi rappresentiamo la città, la dovremmo rappresentare fino in fondo. Chiudo, Presidente, comunque venga votato questo ordine del giorno, io vi ho detto perché voto sì, non servirà a nulla. Io spero che tra un po' di tempo in quest'Aula approdi il primo aggregato, che si discuta il primo aggregato della ricostruzione della città, magari partendo dalla villa verso la Fontana Luminosa, da San Bernardino a Piazza Palazzo. Questo non lo so quando succederà, però è necessario che noi diamo la spinta veramente perché questo venga fatto, perché oggi i dati ve lo dicono chiaramente. Io faccio un determinato mestiere, guardate nelle scuole quello che è successo, l'abbandono delle famiglie. E la fascia che abbandona di più, sapete qual è? Quella dei ragazzi delle elementari. Lì c'è un calo drammatico, perché famiglie che hanno bambini di 7, 10, 11 anni o 14, che scelta possono fare? Quella più facile, quella di abbandonare la città. Perché? Perché qui sono chiacchiere, non solo in consiglio comunale, a livello regionale, spendiamo meno che cosa, a livello nazionale lo stesso. Allora noi cerchiamo di trovarci, di unirci, ma questo serve soprattutto oggi per te, a gente che in questa città ha perduto tutto, ha perduto l'abitazione, ha perduto il familiare, ha perduto il lavoro. Noi stiamo facendo perdere anche la speranza di rientrare e vivere. Questa è la cosa drammatica e noi stiamo su un ordine del giorno che può essere importante quando ti pare, politicamente possiamo dire che la ricostruzione va agli enti locali, ma con quali risorse, con quale professionalità, con quali tempi, con quale organizzazione. Io sono portato a dire, venga chiunque, l'importante è che in questa città si inizi a ricostruire, ma come dice il Consiglio Comunale, come dice la classe politica, i cittadini dell'Aquila, ma che venga fatto presto.